Ecco, buongiorno a tutti. E siamo arrivati alla terza domenica di Pasqua e tutti ci portiamo dietro il desiderio di poter ritornare alla vita precedente, precedente a questa interruzione, potremmo dire, della vita normale che è stata causata dall'epidemia del coronavirus. Abbiamo tutti questo desiderio di tornare alla vita precedente, dal punto di vista familiare, dal punto di vista dell'economia, del lavoro, anche dal punto di vista ecclesiale. Siamo tutti in ansia di poter riprendere le nostre celebrazioni e con la partecipazione di tutta la comunità. Quindi ripeto, dentro un po' tutti noi c'è questo grande desiderio di ritornare alla vita di prima. Leggendo però la seconda lettura della terza domenica di Pasqua, questa seconda lettura che è tolta dalla prima lettera di Pietro, ho trovato un particolare che mi ha fatto riflettere e che desidero trasmettere anche a voi. Ecco che Pietro, scrivendo ai discepoli delle prime comunità cristiane, dice: «Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberate dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia». L'Apostolo Pietro in pratica dice che la vita di prima non è che fosse una vita perfetta, anzi dice, era una vita segnata da una condotta vuota, vuota, vuota probabilmente, vuota di fede, vuota di speranza, vuota di carità. Una condotta che era piuttosto all'insegna di correre dietro a cose che apparivano agli occhi del credente cristiano sotto certi aspetti un po' idolatriche, l'idolatria che continua ancora oggi, e quando si assolutizza qualcosa di relativo, che può essere il denaro, che può essere il lavoro, che può essere il piacere, o qualche cosa di questo tipo. Ebbene, Pietro dice: ecco che voi siete stati liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri a caro prezzo, perché non siete stati liberati a prezzo di cose effimere come argento e oro, ma piuttosto con il sangue prezioso di Cristo. Cioè Cristo, dice Pietro, vi ha liberati da una condotta vuota perché si è fatto carico di questa condotta vuota segnata dal male, dall'egoismo, dall'idolatria, dall'ingiustizia, dal peccato. Se ne è fatto carico perché la sua morte diventasse la morte di questa vita vuota, vuota di senso, vuota di valore. E con la sua risurrezione ha introdotto la possibilità davvero di una vita nuova. Per questo Pietro lascia intendere: non potete tornare alla vita di prima, perché la vita di prima era una vita vuota. Ecco, questo mi ha fatto riflettere, perché anche noi vorremmo tornare alla vita di prima, ma non è che la vita di prima fosse poi così bella, così completa, così perfetta. Perché la vita di prima era certamente ricca, ricca della nostra fretta, ricca del lavoro, ricca anche di un benessere economico, ricca di tante cose, ma forse era piuttosto vuota o perlomeno povera di tante altre. Ad esempio, povera di relazioni profonde, e povera di solidarietà,
a volte povera di umanità, ricca di individualismo. La situazione che invece il coronavirus ha messo in atto è invece segnata molte volte dall'attenzione all'altro, segnata dalla solidarietà, da gesti grandi di umanità e di carità autentica. Ora, proprio perché abbiamo pagato anche noi un prezzo molto alto, con tante vittime, non soltanto per quanto riguarda le morti, ma anche per quanto riguarda la malattia, eccetera, e non possiamo tornare alla vita di prima, è come se l'esperienza del coronavirus fosse un'esperienza da mettere tra parentesi e da cancellare alla svelta. In questa esperienza che ci ha fatto pagare un prezzo elevato per scoprire alcuni aspetti importanti della vita, ecco che dobbiamo mantenere questi aspetti. È sintomatico che l'esperienza del coronavirus qui da noi sia praticamente coincida con il momento soprattutto della Quaresima e stiamo andando verso una forma di liberazione da questa epidemia che coincide un po' con il tempo di Pasqua. C'è questa coincidenza. E allora, il Cristo risorto è Lui che con la Sua risurrezione introduce nella nostra esistenza vita nuova. Una vita nuova che abbiamo potuto sperimentare proprio in questa situazione. E Gesù ci dice allora, non tornate alla vita di prima, ma tornate a una vita migliore, appunto quella che abbiamo potuto scoprire grazie a questa esperienza negativa. E Lui con la sua grazia di morte e risurrezione vuol darci proprio una forza nuova per vivere così, una vita non semplicemente di prima, ma una vita nuova, una vita da risorto. Ecco, questo io auguro a me, ma anche a tutti voi. E buona settimana.